forma di un coltello sulle due aperture della scorza, pareggiate bene la crema. Ponete infine un pezzetto di candito su ognuna delle due aperture del cannolo, incastrandolo nella crema. Accomodate i cannoli in un vassoio e spolverizzateli abbondantemente di zucchero vanigliato. Questa non deve essere male. Leggiamone un'altra. Cannoncini al latte. Macinate a secco 200 grammi di zucchero con 200... Ciao, ciao. Vado che ho fretta. A domani. Ciao, bella. Stefano, non insistere, per favore. Ho detto che ci devo pensare io. Sì. No, 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 non ti permettere di venire. Perché no?